Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Io sono Buongiorno. oggi in compagnia della bellissima Sabrina, lei viene da Rende, giusto, Sì. provincia di Cosenza. E allora, per motivi di acne, ovviamente. Oggi la vedete bella, splendente, sorridente, e in realtà lei ha tribolato anche abbastanza prima di venire qui. Sabrina, noi ci conosciamo da circa 5 mesi, Sì. giusto? Più o meno 5-6 mesi? No, forse anche di meno di Sì, 5 sì, sì. mesi. Guardate, lei era venuta in questo studio con un'acne che, oddio, non era molto molto accesa, però comunque le dava fastidio, doveva truccarsi ogni giorno, le portava un disagio, Sì, giusto? sì, sì. Allora, Sabrina, io mi sto zitta, vai tu con la tua Allora, sì, testimonianza. io ho sofferto di acne già dall'età di 19 anni e mi hanno dato tantissime cure, tra cui la pillola anticoncezionale, che oltre ad essere sì una cura per più che altro colmare, o meglio, addormentare il problema, mi portava anche tantissimi problemi a livello di umore, comunque. Nonostante l'assunzione, io continuavo ad avere problemi e questa cosa mi ha allarmato da subito. Infatti, ho cercato su internet tra gli specialisti, ho trovato la dottoressa, sono stata felicissima di questa scoperta perché per me è stato proprio un cambio nella mia vita in generale, non solo per la mia pelle, ma proprio per la mia persona. Perché adesso la mattina mi alzo, mi guardo allo specchio e dico: nonostante i miei 27 anni, cioè adesso Sei finalmente bellissima, mi vedo bella come non mi sono mai vista. sei bellissima, veramente splendente. Tra l'altro, tu la pillola, a parte che non la potevi neanche No. prendere, perché intanto lei non aveva le analisi perfette ormonali, perché abbiamo fatto un washout terapeutico di 3 mesi, abbiamo rifatto le analisi, quindi erano assolutamente perfette, anche l'ecografia pelvica, ma soprattutto non la poteva prendere perché abbiamo scoperto che lei è portatrice di una mutazione genetica, quindi anche nell'assetto eventualmente coagulativo ci sarebbe stato sicuramente qualche problema, e meno male come è andata. Inoltre lei aveva fatto anche terapia con isotretinoina, Sì. giusto? La famosa isotretinoina, che sinceramente io non amo come farmaco, perché dà tantissimi problemi, effetti collaterali, sia visibili ma anche interni. E aveva avuto anche dei grossi fastidi dall'isotretinoina. Noi abbiamo sospeso tutto. Guardate, è solo con una terapia atopica, quindi con una cosmesi sartoriale studiata apposta per lei, per il suo viso, con questi risultati. È stato, cioè, per me l'esperienza migliore che mi potesse capitare. Davvero, Carina, perché veramente cioè, io penso carina. che il viso, oltre che comunque portare un disagio, è tantissimo per la psicologia di una persona. Se una Certo. persona, cioè, è proprio un approccio, È però certo. oltre che per gli altri, proprio la mattina allo specchio per te stesso, per me è stata davvero la svolta. Grazie Sabina, grazie veramente per questa videotestimonianza. Ragazzi, mi raccomando, se dovete curare l'acne o le impurità della pelle, mai il fai da te, giusto? Perché il fai da te può peggiorare solo la situazione, ma rivolgetevi sempre a specialisti nel settore. Un abbraccio, ciao. Ciao.